Ciao ragazzi, eccoci qua su City Car Driving. Siamo nella versione 1.3.2, uscita da pochi giorni. Avevo installato delle mod, ma tutte quelle mod sono andate a schifio, insomma. Cioè, sono finite, non si possono installare perché sono per la 1.3.1. Quindi, bel lavoro di merda. Va bene fare delle nuove versioni che aggiungono nuove cose, però le mod non posso mica stare sempre lì a convertirle, a riconvertirle, a installarle e vaffanculo. Quindi avevo installato un sacco di mod, volevo fare un bel video sulle diverse mod che c'erano, non lo posso fare. Continuiamo con la carriera. Con la versione 1.3.2 è stata aggiunta anche una nuova linguettina professionista, ma noi siamo ancora esperto, facciamo questo esperto. Trasporto ricarico fragile. Quindi facciamo partenza. Ok, non mi ricordo più i pulsanti, ma va bene così. I pulsanti sono una cosa che non sono molto. Cioè, poi li impari giocando, dove cazzo sono? Dovrei farmi uno schemino, ma non trovo la voglia e la volontà, il tempo è un cazzo. Va bene. Intanto non carica, siamo qui che aspettiamo che carichi. Carica. Un tempo infinito per caricare, però siamo già qui. Allora, vediamo se i pulsanti funzionano. Chi se ne ricorda? Ok, queste sono le luci. Ok, luci accese. Questo è il clacson. Ok, la macchina è partita. Questo cos'è? Non me lo ricordo. Allora, la cintura allacciata. Questi sono i tergicristalli. Dai, chiudili. Questo è il freno a mano. E questo? Boh, non lo so. Questa è la freccia. Ok, perfetto. Noi dobbiamo consegnare questo carico in meno, in poco tempo. Quindi guardiamoci un po' dietro. No, dietro non mi fanno passare, dopo di questo mi posso infilare. Avete danneggiato il carico? Come cazzo l'ho fatta che danneggiare? Va bene. Ah, ovviamente qui non funziona, dovrei all'inizio. Vai. Allora, no, stai fermo. Prima dobbiamo accendere la macchina. Le luci. Ok. La cintura. Ok. La cintura è qui e il freno è qui. Ok. Vediamo quando cazzo passare. Non sento il motore, non sento. Oh cazzo, quante macchine! Io intanto sto guardando nello specchietto, guardatelo sempre lo specchietto, mettiamo la freccia. Cazzo, il clacson si sente, eh? Ma come cazzo è possibile? All'inizio. Non viene nessuno? Ok. La frizione è schiacciata, sì, accendiamo le luci, non me lo ricordo mai. Mettiamoci la cintura, togliamo il freno a mano. Ok, vediamo un po'. Ma come cazzo ho fatto a danneggiarlo sto carico di merda? All'inizio, ma come cazzo devo fare? Ah, forse devo guardare quell'omino lì sopra. Adesso noto un omino. Quindi, freno a mano. Oh, prima cintura, poi freno a mano. Mettiamo la freccia, dobbiamo partire proprio piano. Partiamo piani. Piani. Mi si è spenta anche la macchina. Non si sente comunque il motore della macchina. Carico fragile. Ok, proprio dobbiamo andare piano piano, eh. Dobbiamo guardare quell'omino lì dietro, quel che ci dice. Basta questa freccia di merda. Dobbiamo stare attenti, non so se vedete in alto a destra, c'è un omino che mi dice che. Boh. Mettiamo la terza anche. Beh, comunque c'è quell'omino, noi dobbiamo andare piano piano, non corriamo assolutamente, non prendiamo delle multe per niente. Andiamo così proprio alla velocità della lumaca. No, ma perché mi sono messo in questa corsia che mi sembra più stretta? Ok, così piano piano dobbiamo proprio non trasmettere sensazioni al carico. Quindi piano piano, piano piano. L'omino lì è un omino, mi sembra comunque. Non riesco a capire che cazzo è quel coso, è un omino con le braccia alzate. Dobbiamo frenare piano, dobbiamo andare piano, tutto piano. Quindi non rompiamo il carico perché già mi ha scocciato sta cosa. Devo frenare anche delicato proprio. Mettiamoci al centro perché noi non dobbiamo uscire, dobbiamo andare dritti. Quindi mettiamoci
mettiamoci, la freccia a sinistra non è stata azionata durante il cambio, la puttana di tua mamma è stata azionata durante il cambio, io l'avevo messa la freccia, lui non l'ha rilevata, però io la freccia l'avevo messa. Mettiamo anche la quarta. No, che cazzo metti la quarta? Facciamo scorrere questo traffico di merda, mettiamoci nella corsia di destra, perché qua vedo che c'è del traffico. Anzi no, mettiamoci nella corsia di sinistra, freniamo, mettiamoci ancora nell'altra corsia, che qui sta succedendo un casino, non dobbiamo accelerare mai, non capisco come cazzo devo fare. Siamo sempre di terza, non è che abbiamo spostato. Quarta, 60 km all'ora, benissimo, guardiamoci sempre negli specchietti per poter cambiare corsia. Io la freccia la metto, è lui che non la rileva. Ok, chiudiamola. Così a 65 all'ora. Quanti chilometri dobbiamo fare ancora? 4 chilometri. Ma non ci arrivo mica a fare 4 chilometri. Questo mio di merda. Carico fragile, mi sa che non lo facciamo. Io ci provo, ma qua non puoi neanche frenare. Guarda, anche rallentare si alzano le lineette lì. Lineette di merda. Siamo in quarta. Vabbè, teniamoci in quarta, dai. Dobbiamo decelerare proprio da panico. Proprio andare piano piano, che cazzo stiamo portando? Ah beh, figlio di puttana, quello mi faceva il cambio di traiettoria pure. Quindi dobbiamo andare proprio così, proprio a rilento. Magari non so se vi piace questa missione, fatemelo sapere, a me non sta piacendo, perché io voglio poter frenare e inchiodare come dico io. Cioè proprio di duro, cattivo mi piace fare. Ok, andiamo così a 55, calmi calmi, non posso fare neanche la curva che l'omino lì si spaventa. Cioè si spaventa, non so che cazzo fa, comunque quella cosa lì. Stiamoci in questa corsia, chi se ne frega degli altri, è un gioco, nella realtà mi sarei messo subito a destra. Però nel gioco, visto che già è pallosino di suo, ci stiamo così, ci stiamo, bene. So che è un po' che aspettavate il City Car Driving, ho avuto problemi con le varie versioni, perché comunque ho formattato Windows 7 per passare a Windows 8.1. Ah, puttana mamma, te lo stock passa, no? Cazzo mi suoni. Per passare a Windows 8.1 o Windows 8.1 e non ho avuto il modo, non ho avuto neanche il tempo per andare sul sito a scaricarlo. Una volta ci sono andato e il sito era irraggiungibile. Scaricava, oh cazzo, vai piano. Guarda l'omino che si spaventa. Ok, ci siamo. Il sito era irraggiungibile, scaricava a 30 kilobyte al secondo. Tra 320 svoltare a destra. Sì, se il camion non si sposta. Guarda se si sposta sto camion di merda. Oh cazzo, non posso neanche accelerare. Ma dove devo svoltare a destra? Che è tutto chiuso. Svoltare a destra dove? Non capisco un cazzo, non capisco questo gioco. Mettiamo la freccia qui, eccolo. Piano piano. Piano piano, piano piano. Bene, vaffanculo, va. E che cazzo sto gioco? All'inizio. Non c'è neanche un checkpoint di merda. Ok, accendiamo la macchina. Che ovviamente non si accende. Accendiamo le luci. Mettiamoci la cintura e partiamo. Mettiamo la freccia. Si è spento il motore. Maledetto motore. Vaffanculo. E che cazzo, ero arrivato, lì avevo fatto metà del viaggio. Ok, accendi le luci, non si vede una minchia, non si vede. E che cazzo. Quante volte devo provare a sta missione prima di riuscire a passarla, eh? Ok, via. Forse c'è il motore freddo, eh. Ok, il motore adesso dovrebbe essere a posto. E la partenza in più, eh. Quindi teniamo tanto acceleratore, non rilasciamo la frizione. Partiamo proprio così, piano piano. Mettiamo la freccia così. Meno acceleratore, ci siamo. Entrata sulla corsia, alla puttana di mamma. Dobbiamo proprio accelerare piano piano, eh.
È proprio una questione di accelerazione lì. Entriamo in questa corsia, abbiamo perso già 8 punti con qualche manovra che non si doveva fare, però l'abbiamo fatta. Stavolta ce la facciamo un po' più spediti, perché cazzo, io non è che posso andare a 50 all'ora, fammi 20 km a 50 all'ora. Quarta, mettiamoci anche la quinta, visto che c'è. Ok, ci siamo. Dobbiamo andare così, visto che adesso la strada anche la so che è tutta dritta, di quinta. Portiamoci anche un po' più accelerazione, piano piano, così, suoniamo questo. Ok, quello si sposta, noi vogliamo andare più veloce. La puttana è mamma, ta. Ovviamente io guido così anche nella realtà, molto nervoso. No, non è vero. Me ne frega un cazzo a me di nessuno, io guido come cazzo mi pare a me. Cioè, seguendo le regole, Però, tipo, a volte vedo gente che mi arriva al culo dietro e mi vuole sorpassare a tutti i costi dove non c'è neanche lo spazio. Dico, datti una calmata, ti darai bene una calmata, porca di quella troia. Non chiudere la freccia, se no mi danno una multa, 70. Ok, ci possiamo rimettere di nuovo nella seconda corsia. 70, ok, ci siamo. Stiamo facendo tutto quanto un po' più veloce, visto che comunque multa qui non ne prendiamo. Vaffanculo, abbiamo fatto già 3 km mi sa, erano tanti. Io provo anche ad andare un po' più forte, visto che mi sto scocciando a andare dritto con sto carico. Che cazzo stiamo portando poi? Un carico fragile, cosa sarà mai tanto fragile? Non so se avete visto il video dell'UPS, del ragazzo delle consegne dell'UPS che ha lanciato tutti i pacchi e poi io dovrei andare a 20 all'ora. 70 mi sembra una velocità più che giusta per un corriere, comunque i pacchi resistono una consegna. È che se li lanci non è il massimo, già subiscono dei traumi durante il trasporto. Comunque quel ragazzo dell'UPS, voi lo potete trovare tranquillamente scrivendo, scrivete solo UPS su YouTube. Ormai fanno i fighi, ma non sanno che vengono ripresi da qualsiasi cellulare e quindi tutto finisce su internet e poi perdono il lavoro. Idioti. Ovvio che sei un idiota, lo sai che c'hai il numerino identificativo sul camion. La puttana di tua sorella passa. Comunque questo qua mi sa che è la Russia, perché solo in Russia hanno queste macchinine un po' così badracose. Ok? No, cazzo, qui devo decelerare. No, decelera. Decelera, tieni il padalomino. Ok? 80, guarda qui come va bello sto camion. Penso sia un camion. Dove cazzo è questo che mi vuole... non mi vuole far passare? Scaliamo di quarta. Ma che cazzo, guarda quello, mi ha investito. Guardate lì in basso il... mi è venuto addosso. Ma io non lo so, mi ha rotto i coglioni, mi ha rotto. Cioè, ma porco di quella puttana d'Eva. Accendi sta macchina di merda, sto camion del cazzo qui. Cazzo, ero dritto sulla mia strada. Non tiriamo le marce perché non possiamo tirarle. Quello mi è venuto addosso proprio, Mi sono rotto anche un po' i coglioni a fare sta missione. Ovviamente guardate in basso anche a destra la pressione che applico all'acceleratore. Non so se si vede quella barretta. Come vedete io la barretta, più sale la barretta, più le accelerazioni, quindi la forza G si ripercuote sul telaio del camion e quindi sul carico. Essendo un carico fragile, stiamo portando, una statua di merda. Ecco. Non capisco perché mettiamoci sempre nella seconda corsia, che nella prima ci sono un sacco di persone un po' idiote. Ho messo anche la quarta. Vediamo di fare una bella accelerazione come prima. Comunque questo gioco lo stanno ottimizzando, DirectX 9, DirectX 11, cazzi vari, ma ha un sacco di problemi. Cioè, non so, comunque è solo uno, mi sa, lo sviluppatore. È solo un ragazzo, un ottimo lavoro, Però è anche vero che non tutto va così fluido come dovrebbe. Guarda sti stronzi. Stiamo in questa corsia, va. C'è un po' di traffico anche. Perché già non era abbastanza difficile. Tipo, quando sparisce anche l'audio, io non lo so cos'è che... Cioè, io ho Windows 8.1, gli ultimi driver.
non ho schifezze sul computer, ho un computer potente anche, ci gioco con Battlefield 4, Assassin's Creed 4 e non gira sto gioco? Beh, vabbè. Non so, forse andrà ancora ottimizzato, non c'è un lavoro dietro. Comunque già il solo fatto che non sia su Steam la dice un po'. Dice qualcosa, ecco. Già su Steam sarebbe molto più bello. Comunque è lo Steam Cloud che è il luogo, cioè il luogo, è il servizio che Steam ti mette a disposizione per salvare le tue partite. Quindi le salvi su questo computer, se ci giochi fra 20 anni, non su questo computer, le salvi sul servizio, se giochi fra un anno avrai sempre lo stesso salvataggio, ecco. Anzi, mettiamocene una seconda. Qua facciamo un po' di cambio di corsie. Siamo di quarta, comunque siamo a 3.000 giri, va bene, senza mettere la quinta. È inutile che stiamo lì e diventiamo matti. Quel figlio di puttana prima che mi ha fatto ricominciare. È l'ultima volta, già, già mi sono girati i coglioni. Me frega niente. Peraltro non ci sono mod da farvi vedere, quindi è uscito da 2 giorni, 3 giorni, boh, sto registrando adesso. Avevo installato le mod per la 1.31, adesso che ho installato la 1.32, ovviamente tutte le mod sono perse. Bene. Che fastidio gli davano? Non lo so. Quindi continuiamo sempre così, tra 300 metri. Mettiamoci dentro questa macchina, va? Che è la miglior cosa da fare. No, che cazzo faccio? Perché qua poi c'è questo coso. Guarda, guarda, guarda quello, si è infilato, eh. Mi hai fregato niente che c'ero io. 300 metri dobbiamo uscire, attenzione sempre polizia, attenzione sempre come cazzo si chiama qui, al muretto. Andiamo più piano possibile, non è che abbiamo qui, abbiamo un tempo, sì, però 5 minuti, 4 minuti anzi. Cerchiamo di non tirarci il muretto perché al minimo tocchettino qui suona, e invece camion, se guardate i camion di Bartolini, tutti rigati, non ce n'è uno buono. Qui c'è un dare precedenza che noi invece non diamo un cazzo di niente a nessuno, non ce ne frega niente a nessuno. Andiamo così di nuovo, acceleriamo di terza. Ovviamente quello va piano, non ho capito che cazzo stanno a fare. Guarda, 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 guarda che non mi fanno passare. È la puttana di tua sorella, è il corno che te ne incapo. Una piccola esclamazione che vuol dire ti ammiro e ti apprezzo per il gesto che hai fatto. Di secondo andiamo così, lenti lenti. Tanto dobbiamo fare 1,5 km, in 3 minuti ce la facciamo. Cos'è sto rumore? Sento tipo un rumore di pioggia. Boh, non lo so. Cazzo, semaforo, il semaforo. 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 Mettiamola prima, anche se siamo in movimento, chi se ne frega. Tanto il camion non è mio. Dai! Ti fermi o no questo cazzo di camion? Partiamo piano piano, cioè sto partendo, cioè lo so che non si parte in questo modo, ma lo faccio apposta perché non vorrei che il gioco poi mi rompesse un po' le palle con il rosso. Noi dobbiamo andare sempre dritti, vero? Seconda, cioè parto male, lo so che si deve dare più frizione e meno acceleratore. Invece io la sono partito con l'acceleratore al massimo e la frizione al minimo. È che lo faccio per il gioco, perché quel cazzo di omino lì che si muove tutto mi dà un fastidio. Intanto se non ci diamo una mossa qui non arriviamo. Più avanti prendere la rotonda prendere la seconda uscita. Merda, pure la rotonda. Non si capite mai un cazzo di rotonda. Mettiamo la seconda, sfruttiamo il freno motore per entrare in rotonda. È che non mi ricordo come cazzo aveva impostato i cosi. Prendiamo anche la multa, chi se ne frega. Attenzione all'omino lì. La freccia destra non è stata messa, circolando sul percorso anulare. Ci raccomanda di segnalare l'uscita, questo qui mi taglia la strada, figlio di puttana. Ok, noi dobbiamo uscire qua, vero? Ok, sì, dobbiamo uscire qua. Controlliamo sempre l'omino lì verde. Manteniamoci sulla nostra corsia. Altrimenti qua ci fanno la multa per niente. Dobbiamo fare 1 km ancora. Porca di quella zoccola.
Abbiamo solo un minuto, ma sono presa troppo comoda. Ok, acceleriamo un po', visto che siamo in notevole ritardo. Dove cazzo devo parcheggiarlo? Sto stronzo. 55 secondi, soltanto 50 secondi. Arriviamo giusti giusti se ci arriviamo. Se non c'è un semaforo ci arriviamo. Altrimenti non ci arriviamo. Vediamo un po' quello che devo fare. Non superare il regime di velocità, non ti preoccupare. 30 secondi. Dobbiamo fare 400 metri, 400 metri, 400 metri, 400 metri, dai, dai, dai. 30 secondi adesso, 350 metri. Alla rotonda prendere la terza uscita, sto cazzo. Manca un sacco di... Infiliamoci cattivi così. Chi se ne frega, guarda quello stronzo. Si ferma in rotonda. Non abbiamo più, guarda questi che si fermano in rotonda! Sono pazzi sono, sono pazzi! Ma vaffanculo, ok, ci interrompiamo qui, non ci siamo arrivati, ci mancavano ancora 120 metri, vaffanculo te, la tua cosina di merda, va bene, ci vediamo con la prossima puntata, sempre questo mese, quindi di questo mese usciranno due puntate, scusatemi se non le ho fatte il mese scorso, ma... poi andando, vedendo come si sistemano le cose, ci vediamo con la prossima puntata e proveremo a fare un'altra missione. Ciao!